E buonasera veri credenti e benvenuti a questa nuova puntata del Flywheels Show. Questa sera ci tengono compagnia i King Crow, dei miei vecchi amici, ma vecchi amici veramente tanto, dai tempi di quando ero uno sparuto adolescente che passava i sabati sera in quel di Anguillara sul lago, quindi insomma veramente tanto tanto tempo fa. Questo è il loro doppio album, The Persistence, veramente molto molto interessante, per cui vi invito ad ascoltarlo. Intanto noi dobbiamo abbassare il volume, però, perché questa sera abbiamo un argomento molto molto particolare. Obiettivamente è qualcosa di cui non ci siamo mai preoccupati di parlare troppo, quindi forse è il caso di cominciare, di farlo adesso, anche perché si tratta di un'icona vera e propria degli anni 80, un'icona che da noi è arrivata fino a un certo punto, forse perché la sua caratteristica, il suo personaggio è assolutamente molto legato a determinati stilemi che di fatto hanno creato quasi da solo un genere, ma che se andiamo a scavare in profondità invece scopriamo ci sono molti, molti, molti più elementi da amare che non. Quindi fondamentalmente è qualcosa di assolutamente innovativo e non derivativo. Sto parlando di un autore completo che si chiama Stan Sakai, classe 1953 o qualcosa di questo genere. Abbiate pazienza, la data non la ricordo molto bene. Hawaiano di origini giapponesi che a metà degli anni 80, nel 1984, basandosi sulla sua esperienza personale di gran fan dei film di genere Chambara, quel genere che fondamentalmente è stato reso famoso da film come Zaitochi, da molte pellicole di Akira Kurosawa, Toshiro Mifune, insomma, quelle storie di samurai fondamentalmente. Decise di cominciare a creare un personaggio che doveva andare in un'antologia che era Albedo, dove c'era una resa medievale antropomorfica, quindi con piccoli animaletti al posto dei personaggi veri e propri. In realtà, quando Stan Sakai crea il personaggio di Usagi Yojimbo, non si rende conto di avere in mente qualcosa di più grande per lui, ma lo sviluppa immediatamente sin dall'inizio, a partire dal presupposto che lui disegnò questo coniglio con le orecchie legate da un nastro e che era molto molto simile alle pettinature tipiche dei samurai dell'epoca Tokugawa, e quindi decise che questo sarebbe stato il character design. Ciao Matteo, ben arrivato! Di un personaggio che poi sarebbe destinato a diventare leggenda, se partita dal presupposto che ancora adesso sono state pubblicate più di 1.000 tavole di storie dedicate a questo personaggio, che è in corso la pubblicazione addirittura attraverso la quarta casa editrice. In Italia no, è tutto molto più semplice. Se ne occupa in maniera assolutamente eccelsa la Renoir Comics, e lo sta facendo molto bene con una riedizione in volumi cartonati della gestione Fantagraphics, quindi molto bella. Sono 6 volumi per il momento, ma saranno molti di più. Mentre al contrario, in America lo stile, o perlomeno le storie, sono passate attraverso differenti case editrici, di cui una ovviamente era la Fantagraphics. Cos'ha di particolare questo personaggio? Stan Sakai cerca di costruire il personaggio intorno all'epica e alla storia di Miyamoto Musashi, un personaggio tradizionale del feudalismo giapponese, è quello che di fatto ha inventato, ha scritto il libro dei Cinque Anelli, che poi è diventato uno dei libri che i manager usano per dirigere le aziende, perlomeno così si raccontava negli anni 90, però è un libro di comportamento. Ciao Alessandro, ciao Matteo! È un libro che riguarda fondamentalmente il comportamento, il codice di condotta dei samurai. Fra l'altro ci sono stati dedicati anche moltissimi anime e manga alla figura di Miyamoto Musashi. Anche Takehiko Inoue aveva deciso di dedicargli una storia, quindi insomma è abbastanza utilizzato come personaggio. Qui però il personaggio cambia nome fondamentalmente, non è più Miyamoto Musashi, ma è qualcosa di molto simile, e viene usato Usagi Yojimbo, perché Usagi Yojimbo in giapponese significa samurai guardia del corpo, o meglio coniglio guardia del corpo. Perché che cosa succede? Se andiamo a leggere le primissime storie in cui compare questo personaggio, scopriamo che si tratta di un Ronin dell'epoca feudale. Assistendo alla morte del suo sovrano, che non riesce a difendere perché è preso d'assalto in un combattimento dove una fazione ha tradito i propri alleati,
Usagi rimane un Ronin, quindi un samurai senza padrone, e comincia il suo girovagare per tutta una serie di ambientazioni che ricordano molto da vicino il Giappone feudale, solo che è un Giappone feudale antropomorfo, quindi ci sono tutta una serie di animali che hanno preso il ruolo di samurai, contadini, shogun e quant'altro, e poi ci sono altri animali come cavalli, cani, che sono più o meno con lo stesso identico ruolo. Poi la cosa divertente è che Stan Sakai, quando vuole aggiungere altro, aggiunge piccoli dinosauretti qui e là, cita spesso e volentieri Gru, che era un personaggio di Sergio Aragone, per cui lui faceva il lettering. Tra l'altro ha di nuovo vinto, ciao Ilaria, ben arrivata, ha di nuovo vinto l'Eisner Award questa settimana per il lettering, quindi non è neanche il primo che Usagi, che Stan Sakai vince. E piano piano viene a crearsi quest'epica, perché sono tutta una serie di storie che sono slegate fra di loro, ma in realtà con una continuity blanda che porta il personaggio a crescere. Partite dal presupposto dal 1984 ad adesso, quasi sempre, salvo qualche blocco, è uscito, il personaggio è sempre stato pubblicato, è stato pubblicato anche una versione futuristica con un suo discendente, Space Usagi, e poi ci sono state tantissimi crossover con dei personaggi degli anni 80, che sono proprio dei miti degli anni 80, di cui poi parleremo tra pochissimo. Leggendo le storie di Usagi Yojimbo, in realtà non si è molto distanti né come stile né tantomeno come narrazione dalle classiche storie di samurai ambientate in ambito feudale in Giappone, anzi devo dire che siamo paurosamente vicini a questo tipo di epica. E ci rendiamo conto che tra lui e Lone Wolf e Cub, che viene anche citato abbastanza spesso, di Kazuo Koga e Goseki Mishima, in realtà non c'è moltissima differenza, proprio perché ci troviamo davanti a uno stile in cui le avventure, le gesta dei samurai vengono narrate con questa sequenza di azioni, il codice di onore viene utilizzato spesso e volentieri, vengono utilizzate tutta una serie di terminologie giapponesi che all'epoca non era facile recuperare, da shinobi a ronin, a tutte le armi tradizionali, al seppuku che veniva utilizzato al posto del più famoso e occidentalizzato karakiri. Insomma, è una storia che va a raccontare l'epoca Tokugawa, che è quell'epoca che va fra il 1600 e il 1800 in Giappone, senza essere appresa diretta da quello che succedeva in quel paese, ma con un occhio che comunque affronta questo tipo di tematica, essendo comunque un Stan Sakai, un sino-americano, un giappo-americano, come si dica, sì. Per quello che riguarda lo stile, è molto debitore dei manga, perché, ciao Andrea, ben arrivato, è pienissimo di retinature, mancano un po' le linee di velocità, soprattutto all'inizio, però lo stile è fondamentalmente quello, e ci si trova davanti a veramente tutta una serie di mini episodi, fra l'altro costruiti proprio per essere molto simili a quelli di un manga, anche perché le pagine iniziali sono sempre fra le 16 e le 32, quindi fondamentalmente molto molto simile a quello che ci capiterebbe di vedere in un manga. La storia editoriale, come vi dicevo, è abbastanza complicata. In ambito più recente la run più lunga, più gettonata, è assolutamente quella per Dark Horse Comics, e sappiamo bene essere una casa editrice che lascia i diritti agli autori, quindi Stan Sakai, quando è andato in Dark Horse, sapeva perfettamente che sarebbe stato un cammino molto utile per il suo personaggio, perché gli avrebbe dato assolutamente una visibilità maggiore. Ciao Enrico, ben arrivato, ma oltretutto avrebbe conservato i suoi diritti sul personaggio senza che questi venissero intaccati da un editore magari troppo avido. Finita l'esperienza con la Dark Horse Publishing, in realtà Stan adesso ha cominciato a lavorare per la IDW, che è una casa editrice un pochettino più piccola, ma che oramai veleggia in acque abbastanza sicure anche lei. La IDW è tipicamente un editore che pubblica su licenze, in questo caso ha utilizzato invece un personaggio che è creator owned e lo sta trattando abbastanza bene, la serie è assolutamente regolare, anzi, notizia abbastanza interessante: Stan gestirà una serie dedicata a un coniglio robot, quindi credo che siamo molto nell'orbita di Space Usagi per Netflix, quindi fondamentalmente ci troviamo in quell'ambito lì. E io devo dire che è un personaggio
che in un modo o nell'altro è sempre comparso nell'ambito di tutto l'immaginario anni 80 ed è un personaggio fighissimo proprio per questo, perché da una parte ha un'ottica patinata molto legata al mondo degli anni 80, dall'altro lato riporta quell'orientalità, quella parte così particolare e lontana che è tipica del genere manga, ma che ovviamente negli anni 80 nessuno conosceva così bene. Tra le altre cose, quasi da solo Stan Sakai è diventato il fondatore della scuola dei manga americani, quindi di quei disegnatori che disegnano in stile manga pur essendo non di origine giapponese. È uno stile che tuttora vende tantissimo, anche se probabilmente è molto più derivativo adesso di quanto fosse quando se ne occupava Stan Sakai sin dall'inizio, che era qualcosa di completamente originale. Tra le altre cose, come vi stavo dicendo in fase iniziale, il personaggio di Usagi Yojimbo ha avuto la fortuna di incrociare altri personaggi legati alle arti marziali, forse derivativi per un livello in più rispetto a quello che riguarda il mondo giapponese, perché loro si rifacevano marcatamente al Daredevil di Frank Miller, che a sua volta si faceva anche lui al Lone Wolf Cub, e sto parlando delle Teenage Mutant Ninja Turtles, che hanno vissuto diverse incarnazioni. Sia come cartone animato, sia come fumetto, squisitamente create dal duo Eastman e Laird, almeno in fase iniziale avevano un piglio estremamente molto più serio. Tra l'altro anche loro credo che siano transitate dai IDW in più di un'occasione. E ci fu la possibilità di fare incrociare i personaggi, anzi più di una volta ci sono stati dei crossover sia in una direzione che nell'altra, quindi sia con Usagi che arrivava in terra americana negli anni 80, sia con le Turtle Ninja che invece si spostavano in questo particolarissimo medioevo feudale antropomorfo. Usagi fra tutti i personaggi mantiene un rapporto di fratellanza per visione etica e per comparazione di idee con Michelangelo, che dei quattro è quello sempre stato più vicino agli insegnamenti del maestro rispetto agli altri. Sappiamo che è il mio preferito, il più adatto di tutti all'epoca degli anni 80 a Raffaello, perché era quello la Wild Cards, quella che comunque aveva più l'attitudine da Ronin, però in realtà anche Michelangelo aveva un suo perché da questo punto di vista. Tra le altre cose sono comparsi anche nell'anime delle Tartarughe Ninja, nel cartone animato delle Tartarughe Ninja in realtà, e addirittura il personaggio di Usagi è stato utilizzato per delle action figure. Questo naturalmente ha garantito al buon Stan Sakai un bel po' di sicurezza economica, proprio perché comunque sono personaggi, ahimè, notoriamente più famosi di quello che possa essere il coniglio Yojimbo, che invece è un personaggio spettacolare. Proprio oggi mi capitava di rileggere buona parte del primo volume, ho letto un centinaio di pagine proprio perché ho avuto una pausa pranzo molto riposante da questo punto di vista, e è veramente bella l'epica in cui vengono raccontate queste storie, perché partendo proprio dalla tematica dell'episodio autoconclusivo, in realtà Stan Sakai pagina dopo pagina si preoccupa di aggiungere elementi particolari, ci sono dei riferimenti che a volte non potremmo sospettare. Almeno in un paio di volte nelle prime storie viene citato apertamente il mondo della Walt Disney. C'è uno shinobi che è palesemente tigro del Bosco dei 100 acri, e c'è il consigliere del Lord Samurai avversario, che è un serpente, palesemente fa riferimento al mondo di Robin Hood. E devo dire, da questo punto forse sicuramente c'è una tematica di vicinanza al voler rassomigliare a chi per definizione nel mondo occidentale ha utilizzato gli animali antropomorfi per raccontare delle storie. Non è necessariamente una cosa brutta, anzi secondo me funziona alla perfezione. La cosa interessante è che l'influenza veramente forte che appare da queste prime tavole, da questa prima parte dell'epica del coniglio Yojimbo è proprio quella di Kurosawa, perché troviamo questo samurai molto serioso, capace a sua volta ogni tanto di ridere, però fondamentalmente concentrato moltissimo sulle sue attività, sul suo pensiero, soprattutto sul bisogno di sopravvivere, essendo ormai un Ronin, quindi senza avere più diritti e doveri nei confronti di un signore. È una storia molto molto bella, che tra le altre cose, qualche annetto fa, se non sbaglio 8 o 9, ha portato Stan Sakai a disegnare su sceneggiatura di Mike Richardson, che è l'editor in chief, o meglio il proprietario di Dark Horse,
una edizione italiana, scusate, italiana perché è uscita anche per Renoir Comics, in cartonato, ma ovviamente un'edizione americana di 47 Ronin, che è una storia tradizionale del Giappone feudale, dove viene raccontato l'esercito di questi 47 Ronin che si ribellano a un complotto di potere nel palazzo, e si è avvalso proprio per questo tipo di pubblicazione della consulenza editoriale niente poco di meno che di Kazuo Koike. Kazuo Koike, che possiamo tranquillamente dire che da solo ha sviluppato l'epica del samurai, almeno per quello che riguarda le storie che sono arrivate in Occidente. La cosa curiosa di 47 Ronin, se voi andate a leggerlo attentamente, al di là del fatto che la sceneggiatura, non essendo sua, subisce l'influenza di un altro stile creativo, sta nel fatto che è una delle prime volte in cui Stan utilizza personaggi che sono umani, quindi non antropomorfi. E poi con gli anni, soprattutto nell'ultima parte anche del periodo dedicato a Usagi Yojimbo, ha cominciato a utilizzare il colore. Le prime tavole, quelle degli anni 80, erano rigorosamente in bianco e nero. Ecco, ci troviamo davanti a un creatore di graphic novel, in questo caso, che non è per nulla male, non è per nulla commerciale, è uno stile veramente particolare. Certo, chiaramente facendo riferimento molto nel profondo al mondo del Giappone feudale, il paragone non può che essere ovvio, e quindi si prende in considerazione spesso e volentieri altri manga del genere. Però quello che vi posso garantire è che invece in realtà quello che mi capita di vedere è uno stile molto più simile a quello di un certo tipo di bad, perché mantiene un'ironia di base che rende tutti i personaggi fondamentalmente simpatici e amabili, mescolandola però a una crudeltà e a una rabbia primordiale che fa parte un po' di tutti i personaggi. I samurai erano persone che ovviamente avevano ben netto il confine fra il giusto e sbagliato, e questa cosa emerge tranquillamente. Quindi ha una tenerezza di sfondo, di base, molto morbida, molto interessante da sfruttare. Ci troviamo invece dall'altro lato con uno stile che rispecchia la durezza dei personaggi. Però devo dire, dovendo scegliere, dovendo fare una selezione del materiale da leggere, io partirei assolutamente da tutti i volumi dedicati a Usagi Yojimbo. Anzi, non vi nascondo che questo sabato andrò un po' a caccia di questi volumi della Renoir Comics, che secondo me meritano moltissimo. La Renoir Comics, fra l'altro, sta facendo cose molto molto carine. Io vi invito a guardare il suo catalogo. È stata capace di interpretare molto bene l'epica e l'etica italiana degli anni 30, 40, 50, riportando in fumetto le storie di guareschi dedicate a Don Camillo e Peppone. Non so quanti di voi sono cresciuti guardando quei film, ma io credo che il ritratto di quell'Italietta era qualcosa che appartiene a tutti, quindi vi invito a leggere quei fumetti, che sono molto simili alle storie di Giovannino Guareschi, e tra l'altro illustrate anche in un'edizione molto molto piacevole. Comunque magari ne parleremo in un'altra occasione. Per quello che riguarda Usagi Yojimbo, è interessante il modo in cui viene delineato il mondo, l'ironia con cui Stan Sakai alla fine finisce per disegnare tutti i personaggi. Lo stile è secco, quasi caricaturale, ve l'ho già detto, eppure compaiono ogni tanto questi mini dinosauretti. La cosa pazzesca è quando ci sono questi incontri di mischia in cui tutti questi animali si ritrovano feriti, a perdere delle membra, a essere tagliati in due, a fette, insomma succede di tutto e di più effettivamente, eppure non viene mai a mancare quel sorriso, quell'espressione buffa, quella cosa che fa sorridere, quasi come se fosse veramente un Walt Disney in salsa tarantiniana. E questo è qualcosa di pazzesco, perché a suo modo è un unico, lo è stato per tantissimi anni. Adesso non considerate che dalla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, i manga sono arrivati prepotentemente nel mondo occidentale. Ne parlavamo anche ieri con i ragazzi di Comics Talk. Bene o male, con l'arrivo della Viz Comics in America, con l'arrivo di Akira importato direttamente dalla Marvel, sebbene ricolorato, bene o male tutto il mondo occidentale ha cominciato a conoscere i manga. Nel 1984 non era così facile pensare che ci fosse questo tipo di fumetto completamente differente, completamente avulso da quello che è lo stile americano. E da questo punto di vista, secondo me, funziona molto bene il discorso che ci troviamo con un personaggio come Stan Sakai, che è americano in quanto hawaiano e giapponese per origine, quindi mescola perfettamente due tipi di cultura, sapendone creare qualcosa di nuovo e di ancora più eccezionale.
Vi ripeto, sono usciti tre cofanetti per il momento, ma credo che andranno avanti molto di più, anche perché se andate a vedere tutto il materiale che è stato pubblicato fino alla Dark Horse, siamo credo ben oltre i 18-20 volumi. Ognuno di questi due cofanetti contiene due volumi, oppure possono essere presi i volumi in maniera singola, quindi potete scegliere voi. In più c'è anche un volume dedicato agli incontri e scontri con le Tartarughe Ninja, quindi c'è veramente tantissimo materiale. C'è anche un libro, se non ricordo male, dedicato alle copertine, che sono tantissime, tutte molto molto belle. Quindi vi invito, soprattutto perché è un personaggio che è di nuovo riemerso dal mondo degli Eisner Award, ad andare a recuperare qualcosa di Usagi Yojimbo, perché secondo me, a considerarlo di nicchia, a considerarlo troppo commerciale, con un errore che si potrebbe fare, dire vabbè, ma imita lo stile di qualcun altro. No, non è vero, non lo imita. Ha creato qualcosa di completamente nuovo mescolando assieme due stili. Questa è una cosa assolutamente importante ed è per questo che è originalissimo. Io vi invito veramente ad andare a recuperare questi fumetti, perché anche se non ne abbiamo mai parlato, secondo me è qualcosa di cui forse avremmo dovuto parlare un pochettino più a fondo, e non escludo che lo faremo magari nel prossimo futuro di nuovo. Quindi rimanete sintonizzati, che chissà che qualcos'altro non esca fuori. Anzi, detto questo, non mi resta altro che ricordarvi che oggi è mercoledì. Quindi ci sarà la puntata di domani e poi il finalone di stagione, che sarà una super sorpresa, quindi rimanete sintonizzati. Ovviamente non posso dirvi altro, da un po' che sto montando l'hype, mi ci diverto un po' a fare questa cosa, lo ammetto, però sappiate che ci sarà veramente qualcosa di interessante, abbiate solamente pazienza. Detto questo, non mi resta veramente altro che salutarvi, augurarvi una buona serata con un forte, fortissimo, calorosissimo. Dai, è tutta. Ciao veri credenti, a domani!